essere qui, insomma, con te, in Italia. Neppure io. Vorrei solo che le circostanze fossero diverse, capisci? Sì, già. La vista è migliore da quella parte. Oh, quindi tu sei già stato qui? Credo sia la terza volta. Ho sbrigato un paio di lavoretti. Con Sullivan? Beh, sì. Capito? Si può salire sul ponte. Beh, c'è quella trave a vista in basso. Sai agganciarla con la corda? Se so agganciarla con la corda. Guarda qua. Sto guardando. Io l'ho mancata. Beh, sai... Visto? Sì, niente male per un secondo tentativo. Visto? Ah, sei un professionista. Tocca a te. Wow. Ok, proviamo. Al primo tentativo. Nessuno ama gli esibizionisti. Ok, forza Nathan. Forse potresti calarti per raggiungerla. Ci sono. Aspetta. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, via libera. Santo cielo, l'hai visto? Quel mercenario era armato fino ai denti. Dovevamo portare le pistole. Sam, filerà liscio, non ne avremo bisogno. Spero che tu abbia ragione. Ah, quanti anni sono passati. Sono le piccole cose a mancare di più. Tipo? L'odore di agrumi freschi. Andare in moto sono piccole cose, ma tutte insieme... La nostra finestra. Dovrebbe tenere. Scendi! Il lancio è più doloroso di quanto ricordavo. Sì.
Sì, non dirlo a me. Allora, che mi dici di quegli altri reperti? Quelli che mi sono perso. Sei riuscito almeno a fotografarli? Magari. Elena ne aveva filmati alcuni, ma la telecamera è andata. Che peccato. Ho dei disegni, però. Posso mostrarteli al ritorno? Dei disegni? Li hai appesi al frigorifero? No, ma sono bei disegni. Ah, immagino. Interessante. Forse volevi dire instabile. Merda! Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Sarebbe un casino se sbagliassi ora. Questo è certo. Ma io non sbaglio. Nathan? Nathan? Cosa? Ah, giusto. Ok. Tutto bene? Sì. Come sto? Come 400 milioni di dollari. Andiamo. D'accordo, ti seguo. Sally? Sai perché adoro le feste degli avanzi di galera? Sentiamo. Nessuno si lamenta se fumi in casa. Quanto tempo? Troppo, ragazzo. Ricordi il mio defunto fratello, vero? Victor? Che mi venga un colpo. 15 anni. Già. È bello vederti vivo. Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce, eh? Sì, a proposito. Cosa? Che è successo? Venite, vi mostro una cosa. Guardate. La croce di Avery. L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste. Hanno cambiato l'ordine dei lotti. Serve un sacco di grana per fare una cosa simile. Quanto manca prima che inizi l'asta?
10-15 minuti al massimo. Ci sarà pure un modo per prenderla. L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là sotto. Ok, ma basterà un diversivo. Tipo? Tipo, non lo so. Ma deve esserci un modo. Se le guardie ci vedono vicino alla croce... E se non ci vedessero? Ragionate come se non foste mai stati in prigione. Se vuoi fare qualcosa di proibito, aspetti che spengano le luci. Già. Dov'è il quadro elettrico generale? Aerazione, elettricità... Eccolo, qua su. Basta arrampicarsi e tagliare la corrente. E prendere la croce. Ci sarà un generatore d'emergenza. Questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire. Dovremmo essere vicini alla croce quando saltano le luci. È impossibile avvicinarci senza farci notare. Scusate, signori. Antipasti? Oh, no, grazie. Ciao. Come stai? Ciao. Concentrati. Un cameriere non si nota. Bene. Allora, io arrivo all'interruttore e taglio la corrente. Faccio il cameriere? Sei il ladro migliore. Tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce, ok? Se noti qualcosa di strano, ci avvisi. Ricevuto. Bene. Forza, possiamo farcela. Pronti? Sempre. Forza, seguitemi. Passiamo dalla cantina. Victor, il tempo è stato clemente con te. Grazie, forse è perché sono venuto. Mi scusi. Davvero? Ci hai creduto? Ti ami, no? No, no. È da questa parte, andiamo. Oh, che lusso. Ci mancava lo schifo di tecno europea. Mi dispiace. Ci siamo. Oh, cavolo, è chiusa. Prima era aperta. E adesso? Scasseniamo? No, è elettronica. Troviamo un'altra strada. Avete visto? Scheda tasca sinistra. Già. Faccio io. Wow. Ne sei sicuro? Ci sono un sacco di occhi qui. È solo un borseggio, ce la faccio. D'accordo. Non fare casino. Ma ci sto neanche provando. Lo vedo. Perché diavolo non fai così tanto? Non vale neanche molto. Sì. Bene. Vai. Quindi lavori per lui? Non lo so, credo.
dubitava di me. Adoro i professionisti in azione. Ok. Bene, eccoci qui. Queste ci serviranno. Ottimo. Buona fortuna. Ci aggiorniamo. Mani in alto. Ciao, Victor. Ciao, Nadine. Che piacere rivederti. Questa volta ti ho colto di sorpresa. Allora sono lieto non sia una pistola vera. Non ti avrei riconosciuta senza uniforme. Già, sai com'è. A volte per lavoro devo tirare fuori il mio lato femminile. Ti vedo in forma, comunque. Anche tu non sei male. Qui mi sento fuori luogo. Non sai che piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua. Anche se tu sei americano. Per questo prenditela con i miei genitori. Stavo andando... Sì, furbetto. C'è una ragazza che ti fa la corte. Già, Nadine Ross mi sta offrendo da bere. Nadine Ross? Sbaglio o ha un esercito di mercenari? La coastline? Shoreline. Sì, giusto. C'era ruggine tra voi. Chiamiamola ruggine. Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore. Io qui sono pronto. Ok. Bene, noi ci siamo, Sally. Tu non cacciarti nei guai. Ci proverò. Ci sei? Sì, andiamo. Dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri. Potremmo tirarne fuori uno dalla cucina. Allora cerchiamo la cucina. Wow, c'è abbastanza cibo da sfamare una città. Sono camerieri. No, solo altri scagnozzi armati. Ma che diavolo è? Questa porta non c'era sulla pianta. Chiusa, ovviamente. Ok, piano B. Te l'ho detto, è chiusa. Voglio verificarlo di persona. E? È chiusa. Esatto. Di ventilazione. Nathan, vieni a vedere. Trova. Ecco qua. E luce fu. Un bel impianto elettrico. Non hai una torcia? Sì, può andare. È sempre una buona idea farsi accompagnare da un fumatore. Tranne... Forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti. Il vino dannata deve valere parecchio. Sì, forse Alcazar ha un debole per il buon vino. Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare. Ehi, dovremmo
dobbiamo preoccuparci che Victor stia chiacchierando con Martin Ross? Ho sentito brutte storie sul suo conto. Non preoccuparti per Sally. Riesce sempre a cavarsela. La nostra via d'uscita. Ehi, ce la faccio. Non ho bisogno del tuo aiuto. Sto tenendo l'accendino. Tieni l'accendino. Di quanto sembri. È molto più polveroso. C'è carenza di camerieri. Sciacqua tu dei piatti. Pezzi rubati ai ricettatori. Aria fresca, arriviamo. Guarda qui. Vedi l'edificio con la torre radio? Intendi il ripetitore? Che? Vabbè, è la sala del generatore. Sì, hai ragione. Troviamo un modo per superare il cancello. Sam, qui! Ti sollevo io. Ok. Vale. Per fortuna sei ancora in forma. Sally, siamo usciti dalle cantine, andiamo alla sala del generatore. Com'è la situazione? Sally, ci sei? Forse è un problema di ricezione. Sicuramente sta bene. Bing, ecco la cucina. E ovviamente è chiusa. Sam, guarda, forse potremmo usarla per trovare una finestra e calarci nelle cucine. Ottima idea. Io ti sollevo, tu occupati della scala. Ok. Occhio, occhio.
Buonasera. Ma che sta facendo? Piano con i civili, Sam. Capirai. Si sveglierà in mutande col mal di testa. A noi capitava spesso, no? Già. Ok, io ho da fare e tu hai da fare. Già. Ok, verso la sala del generatore. Sam, tutto ok? Sì, a parte i pantaloni troppo attillati. Beh, sono la moda del momento. Davvero? Beh, quando sei a Roma. Perché siamo in Italia, lo capite. Bene, torno alla sala dove hanno fine di bene. Sam, ci sei? Sam? Sali. Perfetto. Ragazzi, se mi sentite, vedo la sala del generatore. Sarò lì a breve, o quasi.
merda? Non ci credo, l'avete scampato. No, in realtà no. No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese. E il povero cavallo? Beh, a bordo avevamo un sacco di carote. Conosci qualcuno? No, pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio ex socio. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Ah, vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che righi dritto si è sposato. Ah. Beh, allora è come se fosse morto, no? Victor Sullivan, come diavolo stai? Rafe. Quanto tempo è passato? 10 anni? 12? 15. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta. Ah sì? Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, oh, un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe? Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati, la roba grossa. Su cosa dovrei puntare questa sera? Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma, detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito rigando dritto. Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. Ah. Beh, mi spiace dovertelo dire, ma ora lavori per un americano. Come? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow, una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo, un crocifisso di legno intarsiato della collezione Trott. Beh, non farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due. Aspetta un po', Sully. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta stronzate, nonno! Non so come tu sia riuscito in una cassa da furto. Beh, ci siamo capiti. È stato un piacere. Nate. Nate. Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Ok. Il generatore. Posso farcela. Ho scelto il generatore. Yeah.
Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Siamo. Ora, dove diavolo sono gli interruttori? Ah, merda. Sam, Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo, dove eri finito? Ce l'ho fatta. Con qualche contrattempo, ma... Se vuoi tagliare la corrente, dovresti farlo ora. Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello. Non abbiamo un minuto, Rafe sta per andarsene con la vostra croce. Aspetta, cosa? Rafe? Rafe è qui? Sì, Rafe è qui. E al momento la sua offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso perdere. Tempo. Fidati di me. 90 e 1. 90 e 2. Ah, al diavolo. Bene, abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Nessuno vuole rilanciare? Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Questa offerta... Tranquillo, tra un attimo sarai salvo. Me lo auguro. Ok, devo solo rompere il lucchetto. Ma abbiamo con che cosa? Un'offerta di 130.000. No. Siamo ora a 140.000. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000 euro. Niente, cazzo. Nuova offerta, siamo a 160.000 euro. Deve esserci qualcosa. Con l'offerta del signore saliamo a 160.000. Sì, un secondo. Adesso abbiamo un'offerta di 180.000 euro. Altra offerta alla cifra di 190.000 euro. Finalmente. L'offerta sale a 210.000. Bene, suona l'interruttore. Pronti? Sono nato pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre 220.000. 500.000. Vediamo di farla finita. Grazie. Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare? Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ok. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro. Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. È sparita! Barrate tutte le uscite! Nessuno deve lasciare la vita! Vattene, levati di mezzo! Fermatelo! Ehi, fermate quell'uomo! Fermo! Che state facendo? Così lo fate scappare, mi capite? Sparisci. D'accordo. Sam, dimmi che hai la croce. Sandisma è qui con me. Vuoi salutarlo? Abbiamo sollevato un vespaio.